so, abbiamo parlato di trek finora e qua ce n'è un altro. Vediamo un po'. Scusi, posso farle delle domande sul track? No, ma io questo lo conosco. No, ma lei mi ha scoperto. No, ma Franco, ma sei dappertutto. Io volevo, speravo di trovare un track, la novità è tu anche questa, mannaggia. Io sono l'unico che fa track molto particolari. Si vede. Track estremi. Questo direi che è post-atomico. Questo è post-atomico. Un Mad Max. Esatto. Non è ancora scoppiato come bomba, ma però è post-atomico. Che non scoppi, sinceramente. Questo qui è di base un Can-Am Spider della Bombardier, che noi abbiamo trasformato da fuoristrada perché a noi non piacciono le cose normali. Ecco, questo è un unico esemplare al mondo, non in Europa, al mondo. Ha un motore da 100 cavalli, perciò le lascio immaginare cosa si possa fare con questo mezzo qui, con le gomme tassellate, su una strada bianca o sul fuoristrada. Oltretutto questo è l'unico trike con gomma gemellata posteriore. Unico veramente al mondo, omologato e tutto, documenti in ordine, ed è il mezzo più divertente che io abbia costruito praticamente. Non è difficile da guidare con queste due ruotone davanti, non ci vuole... Allora, quando uno guida un trike tradizionale con le ruote dietro, nelle curve si appoggia alle ruote dietro, qui invece si appoggia alle ruote davanti. Diciamo che forse uno dei vantaggi che ci possono essere su questo trike qui per i neofiti è il fatto che vedendo le due ruote, vedendo la larghezza, non corro il rischio di andarmi a infilare in stradine strette, diciamo, dove poi magari ho difficoltà a uscire. Però questo mezzo qui è stato visto, mi è stato chiesto dalla RAI per la trasmissione Easy Rider. Il tester che ha eseguito il filmato mi ha detto: Mr. Trike, ti giuro che in tanti anni non ho mai provato una cosa così divertente, perché questo mezzo qui ha la prerogativa, anche guidato in un certo modo, di andare un po' dove vuole lui, perciò crea quell'adrenalina che gira nel corpo e che naturalmente dà molto piacere. Mi piace parlare con te perché ti si illuminano gli occhi quando parli dei tuoi giocattoli. Sì, è vero.